a Babbo Natale? Barbie, la Bucchi? Sì! È il nome di Babbo Natale che vive a Laponia. Laponia dove si trova? In Finlandia, Babbo Natale ci vive con Mamma Natale e i suoi aiutanti. Come fai a ricordare i desideri di tutti i bambini del mondo? C'è una montagna che si chiama Corpo Tutturi ed ha più orecchie ad ascoltare tutti i bambini. E lei ci hanno più da decidere di Natale. Lo sai che in Polonia per mangiare aspettiamo che compaia la prima stella? Ministero e Canada, i bambini attendono la casa davanti al camino in attesa di Babbo Natale. Tante tradizioni, una diversa dall'altra. L'importante è trascorrere il Santo Natale in famiglia. Finalmente trovo che Natale è il periodo più bello dell'anno. Per strada si vedono tanti alberi colorati e tante luci accese. Lo sapete che in Danimarca l'albero si compra e si fa solo alla vigilia di Natale e le luci non si accendono prima del 24. Non lo sapete che i bambini si travestono da folletti e hanno il cappello a punta e aspettano l'arrivo di Babbo Natale che porta i regali. In Danimarca c'è un'insetta dopo pomeriggio e li mangiano l'oca arrosto, il miaghi arrosto. Il dolce tipico è il riso alla mandorla e viene nascosto una mandorla. Chi la trova riceve un dono speciale. Mica solo in Danimarca l'albero lo fanno il 24 dicembre, anche in Argentina. Però il loro è finto. Perché? Perché? Perché lì fa molto caldo e l'albero vero si seccherebbe subito. Adesso per i dolci dobbiamo aspettare un po'. Lo sapete che in Ungheria i bambini i dolci già hanno ricevuti? Veramente! Li porta San Nicola, che si festeggia il 6 dicembre. Ma chi lo sa dove vive Babbo Natale? Ma come dove? Vive in Laponia, in una grande grotta con tre orecchie, così possono arrivare tutte le letterine di tutti i bambini del mondo. Infatti è veramente segreta che nessuno sa dove sia. Buon Natale! Bambini, lo sapete che il Natale è una delle ricorrenze cattoliche più importanti e viene festeggiato in tutti i paesi cattolici, ma con tradizioni diverse. Infatti, in Romania, i preparativi per il Natale iniziano 2 giorni prima della vigilia. La sera della vigilia, i bambini vanno di casa in casa. La gente che li riceve apparecchia il tavolo con una tovaglia bianca. I bambini si mettono intorno al tavolo recitando la storia di Gesù. In Irlanda c'è una tradizione molto carina. Infatti, gli irlandesi mettono una candela sull'avanzale per illuminare il cammino di Maria e Giuseppe. Sempre in Irlanda, Santo Stefano, il giorno dopo Natale, è molto importante. Infatti si svolgono partite di calcio e corsa di cavalli. Una tradizione antica è una processione legata ad una leggenda quando uno scricciolo, tipico uccellino, venne ucciso e portato in giro su un abricoglio. Un altro paese che ha sempre tradizioni natalizie come l'Italia è l'Inghilterra, che all'inizio di dicembre si incomincia ad aprire il calendario dell'Avvento. La sera della vigilia i bambini appendono delle calze per ricevere dolci e caramelle da Father Christmas. Poi, per ringraziarlo, lasciano un bicchiere di latte, un dolcetto per lui e una carota per la rena Rudolph, che è la rena con il naso rosso che illumina il cammino della slitta e non è legata. In Germania il periodo natalizio inizia l'11 novembre e in quel giorno i bambini partecipano a processioni organizzate dalle scuole e portano delle lanterne. Bambini, ho notato che la luce ricorre in molte tradizioni di molti paesi proprio perché Gesù è la luce per gli uomini. Buon Natale!